prezzo sareste disposti a pagare in cambio dell'eterna giovinezza? Cosa dareste per battere sul tempo le lancette dell'orologio? Un orologio come il Big Ben, che nel XIX secolo inizia a scandire rintocco dopo rintocco le vite dei londinesi e del giovane Dorian Gray. Giovane e bello. La sua bellezza classica da eroe greco ha stregato il pittore Basil Hallward, costringendolo giorno e notte al cavalletto, a cercare di catturare pennellata dopo pennellata la perfezione del suo viso. Quando vede la tela, Lord Henry Wotton, amico di Basil, non ha alcun dubbio. Il ritratto di Dorian Gray è un capolavoro. Una copia perfetta in ogni minimo dettaglio. Ma, a differenza dell'originale, resterà bello per sempre. Ora, ovunque andiate, voi incantate il mondo. Ma sarà sempre così? Chiede a Dorian. E così Dorian si rende conto per la prima volta che la sua stella un giorno tramonterà. Maledice il dipinto, eterno ricordo di una bellezza che è destinato a perdere, e quasi dovesse firmare un patto con il diavolo, sussurra un ultimo disperato desiderio. Perché non può accadere il contrario? Perché non può essere il quadro a invecchiare al posto suo? La bellezza è tutto ciò che ha conosciuto, l'unica cosa per cui è stato realmente ammirato. Come potrebbe vivere senza? Tanto vale approfittarne allora, finché ne ha il tempo. A cominciare proprio dall'amore, perché il cuore di Dorian batte per una giovane attrice, Sybil Vane, una passione che brucia così forte da non poter essere contenuta. Dorian le chiede di sposarlo e Sybil accetta. Una fiaba a occhi aperti che spinge la ragazza a lasciare la recitazione. Come può fingere sul palco ora che ha trovato il suo principe azzurro? Ma si sbaglia. Dorian non è un cavaliere senza macchia, non la ama davvero. Ama il suo talento. E così, un giorno, la scarica, spezzando il fidanzamento e con esso il cuore dell'attrice. Tornato a casa, si accorge però che il ritratto è cambiato. Un ghigno sinistro è apparso sul dipinto. Spaventato dall'idea che la tela riveli al mondo i suoi peccati, Dorian cerca di rimediare, ma è troppo tardi. Consumata dal dolore, Sybil ha compiuto un gesto estremo. Un gesto che non suscita in Dorian neanche l'ombra di un rimorso. Quel che gli importa è il giudizio del mondo. E beh, si sa, occhio non vede. Così nasconde il ritratto in soffitta e per 18 anni se ne dimentica. Si dà al lusso sfrenato, a una vita senza regole e senza preoccupazioni. Certo, gira qualche voce sul suo conto, ma nessun circolo di Londra osa negare l'ingresso a quel bell'uomo che non sembra mai invecchiare. Solo Basil, che ha a cuore la sua reputazione, lo prega di pentirsi. Ma Dorian è andato troppo oltre per fermarsi. Convince l'amico a seguirlo in soffitta e gli mostra il suo più grande segreto. Basil è paralizzato dall'orrore, gli occhi fissi sulla tela, sulla sua creazione. Del bel giovane che aveva ritratto non è rimasto nulla, solo un vecchio inquietante riflesso di un'anima corrotta. Preso da queste emozioni, non vede Dorian estrarre il suo pugnale e abbattere la lama su di lui. È questo l'unico di una lunga serie di crimini iniziati con la scomparsa di Sybil. Crimini che Dorian crede confinati al sicuro in soffitta, ma che non possono essere dimenticati. Pentito, cerca di cambiare rotta, ma non può mentire a se stesso. Non può nascondersi dal ritratto che, ancora una volta, gli sbatte in faccia la verità, mostrando a tutti la sua ipocrisia. In un impeto di rabbia, Dorian sguaina il pugnale e con un urlo di disperazione squarcia la tela. Ma quando la servitù accorre nella stanza, il quadro è intatto, più bello che mai. Riverso a terra, invece, c'è uno sconosciuto, dall'aspetto avvizzito e ripugnante. Ha una lama conficcata nel petto. Ed è così che Oscar Wilde conclude la storia di Dorian e della sua ricerca della bellezza eterna. Una ricerca che non avrà mai fine. Ci vediamo presto per il prossimo libro.